Allora, intanto grazie a tutti, benvenuti. E oggi presentiamo una bella cosa che sinceramente abbiamo iniziato questo percorso appena mi sono insediata come assessore, perché tutti sapete che purtroppo la nuova giunta è iniziata in un periodo di lockdown, di chiusure di tutti quanti i luoghi della cultura, dei musei, teatri, e quindi allora ci siamo come tanti. Un po' messi, tirate su le maniche e iniziato a vedere come poter rendere fruibile tutti i nostri luoghi della cultura attraverso progetti di digitalizzazione, che però ovviamente progetti insomma di grande qualità. Perché sappiamo che durante il lockdown in tanti si sono cimentati attraverso progetti digitali. E ecco, i grandi progetti digitali non significa solamente fotografare l'opera e poi dopo, no, metterla sui social media, su Facebook e su Instagram, ma indagare proprio e aprire spazi su grandi panorami, su nuove sperimentazioni digitali, perché questo è un po' un investimento che magari questa pandemia ci ha portato ad investire, ma un investimento che comunque prescinde dal lockdown, perché la digitalizzazione comunque è fondamentale per la promozione del nostro territorio, anche adesso che comunque finalmente siamo in un periodo di rinascita, di riaperture che attendevamo veramente da tantissimo e da troppo tempo. Questo perché? Perché attraverso questi virtual tour, e qua adesso io ringrazio la Maggioli che comunque ci ha dato la disponibilità proprio per creare dei prodotti di qualità. Questo perché? Perché noi attraverso la digitalizzazione, presentando per esempio in questo caso ci sono dei virtual tour di due musei, di Ascoli e di Macerata, noi possiamo promuovere il nostro territorio. Quindi attraverso canali più ampi, magari attrarre un nuovo pubblico che non conosceva queste realtà e quindi attrarli proprio sul territorio, per poi dopo fargli conoscere anche, no, quello che va oltre il museo, ma tutta l'arte, tutta la bellezza, tutta la storia che poi circondano queste. Per esempio, oggi abbiamo iniziato questo percorso con Ascoli e Macerata, che sono due città dell'entroterra marchigiano, due capoluoghi di provincia di grande spessore culturale. Poi Ascoli si è pure candidata come capitale della cultura, ma Macerata comunque non è da meno per la sua storia culturale e per le sue bellezze, che stiamo portando avanti grandissimi progetti anche con lo Sferisterio. Ecco, è proprio, diciamo, questa nuova vision della regione è proprio per incentivare, sempre per migliorare questo aspetto digitale, che era già iniziato comunque attraverso Cultura Smart. Quindi noi abbiamo un sito ovviamente regionale dove si propongono virtualmente tutti i nostri siti culturali, ma dobbiamo ovviamente adesso perfezionarci sempre di più, perché la digitalizzazione sappiamo che si innova di continuo. Dobbiamo stare sempre al passo con i tempi e scegliere sempre prodotti di altissima qualità, di altissimo coinvolgimento. E altro aspetto fondamentale è utilizzare anche la digitalizzazione per coinvolgere le nuove generazioni. Quindi sappiamo anche l'effetto che hanno questi strumenti sui giovani, che ovviamente vengono coinvolti in maniera, in modo diverso. Io con grande piacere ho visto in quest'ultimo periodo che si utilizza anche molto il digitale nelle nuove mostre che andiamo ad inaugurare. E questo è un bellissimo segnale. Mi è capitato a Jesi, adesso a Loreto, perché fanno dei percorsi veramente attrattivi per i ragazzi, dove per esempio ci sono proprio gli ologrammi dei pittori che raccontano la loro storia, che dibattono tra loro, e quindi questo è veramente un modello da seguire, perché poi è veramente attrattivo e soprattutto coinvolgente, perché attraverso la digitalizzazione, che con questa parola che sembra fredda, invece noi possiamo emozionare tanto chi il pubblico, chi viene a vedere, così tanto poi dopo da invogliarlo
appunto a venire sul posto. Quindi questo è il nostro obiettivo. Quindi questo qua è un percorso. È un percorso che inizia adesso con questi due virtual tour, ma ne seguiranno comunque altri, anche perché noi come regione ci crediamo tanto, ma è anche una linea che sta portando avanti sia il governo e sia anche la comunità europea. Quindi ci sono veramente dei fondi importanti sul piano nazionale di ripresa e resilienza, sul recovery fund, insomma ci sono dei fondi importanti proprio sulla digitalizzazione. Secondo me qui la cultura deve giocare un ruolo chiave, perché veramente è uno strumento per promuovere questi tesori a volte nascosti, soprattutto nelle Marche. E quindi ecco, diciamo, questo è un inizio. Io volevo pure ringraziare il professor Papetti che ci ha seguito, insomma, in questo percorso, in questo viaggio insieme alla Maggioli, come ringrazio ovviamente i comuni che insomma si sono fatti avanti su questa sperimentazione. Quindi qua c'è il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti e l'assessore alla cultura Catiuscia Cassetta, quindi sono veramente contenta di iniziare questa sinergia. Poi ringrazio anche il direttore della Fondazione Marche Cultura, Ivan Antognozzi, perché stiamo veramente rilanciando il ruolo della Fondazione proprio per affinché sia un punto di riferimento per i comuni marchigiani, per tutto il territorio marchigiano da un punto di vista culturale. Poi non svelo niente perché tra poco faremo un'altra conferenza stampa apposita. Come ringrazio anche la dirigente, non so se è andata via, Simona Teoldi, che ovviamente si era resa subito operativa per diciamo, ecco, rispondere a queste esigenze, insomma, che si erano manifestate. Quindi io non rubo altro spazio, perché poi dopo avremo piacere insieme anche di vederli, di vedere insomma il prodotto digitale che è stato appunto creato. E adesso non so, facciamo fare un passiamo la parola ai comuni, così fanno un saluto direttamente. Ecco, sì, buongiorno. Come cavalleria facciamo parlare prima noi donne. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono qui, porto i saluti del sindaco Sandro Parcaroli e ringrazio Giorgia Latini, ringrazio la Regione, ringrazio tutto lo staff della Maggioli, della Camon che hanno lavorato a questo progetto. E come ha detto Giorgia, è nato in un momento di difficoltà, ma proprio in quel momento, da quel momento dovremmo trarre la lezione migliore e anche gli strumenti migliori per valorizzare i nostri i beni architettonici, artistici. E quando io sono entrata, e siamo entrati nello stesso periodo ad amministrare la città di Macerata, e devo dire che forse c'era un gap da questo punto di vista, e quindi abbiamo subito cercato con la dirigenza, con la responsabile, la dottoressa Pascucci del Palazzo Buonaccorsi, di metterci subito al lavoro e quindi di promuovere e anche come l'utilizzo di questi nuovi strumenti per una maggiore fruizione e attrattiva degli spazi e delle attività sia culturali che dei beni in generale artistici. E quindi quando è nata questa idea dalla Regione l'abbiamo accolta con piacere e siamo molto felici del risultato che abbiamo ottenuto, perché è un prodotto di altissima qualità, ben fatto, e che permette soprattutto di mettersi a disposizione sia delle scuole per eventuali visite didattiche, per approfondimenti, ma anche di un pubblico tradizionale dei musei, perché si può sia preparare la visita e quindi con degli approfondimenti, ma sia tornare eventualmente sulla visita. Quindi è uno strumento molto importante anche dal punto di vista proprio culturale per fare degli approfondimenti. Sì. E questo credo che sia l'aspetto più importante. E poi è vero quello che stava dicendo l'assessore, di come si può raggiungere tutta un'altra fascia di pubblico che attraverso questo, il digitale in generale, e quindi aprirci a tanti altri, tra virgolette, mercati, ma potenziali
fruitori dei beni che la nostra regione ha per fortuna e che le nostre città, i nostri predecessori antenati ci hanno lasciato e di cui dovremmo essere tutti fieri, e potenziare con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Quindi noi l'abbiamo accolto con piacere e proseguiremo sicuramente su questa strada. Già la mostra di Tullio Crali che abbiamo in programmazione in questo periodo a Macerata nelle sale temporanee, e faremo un virtual tour e la documenteremo per tenere proprio un archivio vero e costante di queste delle attività che stiamo svolgendo. Altrettanto faremo nella mostra che inaugureremo il 17 luglio, sempre in collaborazione con la Regione, The Flying Dutchman di Fabrizio Cotognini, un'importante mostra sul contemporaneo e che leghiamo al centenario della Ida, del Macerata Opera Festival nella nostra città. Sì, e grandi festeggiamenti. Sì, è un grande evento perché è una mostra contemporanea di un artista affermato contemporaneo all'interno del piano nobile di Palazzo Bonaccorsi, e quindi poi ve la racconteremo sicuramente nei prossimi giorni. Quindi grazie a tutti, complimenti per il lavoro, e mi fa piacere essere qui con il Comune di Ascoli, con il professor Papetti. Devo ringraziare la dottoressa Pascucci perché poi è lei che ha seguito il percorso all'interno di Palazzo Bonaccorsi, e quindi grazie. Grazie. Ecco, come diceva Katiuscia, non è che dobbiamo sostituire, che sono sostitutive queste virtual tour alla mostra in loco, anzi sono degli strumenti che devono invogliare proprio andare di persona. Sindaco. Grazie. Funziona. Grazie a tutti, grazie in particolar modo all'assessore regionale Giorgio Latini. Io devo dire che questo progetto è molto innovativo, ma l'approccio della Regione Marche negli ultimi mesi è molto innovativo perché sta puntando molto sulla digitalizzazione e questa è molto importante per valorizzare all'esterno i beni della città, ma soprattutto l'idea di mettere insieme i territori, perché purtroppo nel tempo e nella storia le Marche hanno avuto sempre questa difficoltà di ragionare insieme, i territori insieme, con una grande regione. Devo riconoscere che in questi ultimi mesi, grazie all'assessore Latini, ma grazie anche al presidente Acquaroli, lo respiriamo fortemente, e questo progetto è la dimostrazione di mettere in rete i due comuni come Ascoli e Macerata, due comuni secondo me simbolo della rinascita, perché tutti e due i territori, quello maceratese e quello viceno, ha subito il terremoto, quindi anche il rilancio delle aree interne può passare attraverso la cultura di grande qualità. E con questo progetto di digitalizzazione abbiamo l'opportunità di far dimostrare all'esterno le ricchezze, i tesori delle città. Perché? Perché in realtà Ascoli adesso sta recuperando presenze in città, però il valore emotivo e spirituale che riesci a vivere all'interno della città attraverso i social e attraverso la comunicazione non si riesce a trasferire all'esterno. Invece il virtual tour immerge all'interno della stessa Pinacoteca il visitatore, quindi come diceva benissimo l'assessore Latini, non è alternativo alla visita in Pinacoteca, ma è una promozione, ti induce proprio a venire nella città, a scoprire luoghi magici come Macerata, così come Ascoli. Questo sicuramente un progetto pilota, e sicuramente si aggiungeranno altre città. Ringrazio ancora l'assessore Latini perché è partita proprio da Macerata e Ascoli, ringrazio anche la Maggioli e saluto l'assessore Cassetta, con la quale stiamo facendo progetti insieme. Ad esempio abbiamo firmato la convenzione che presenteremo ad Ascoli con l'assessore Latini, il sindaco Parcaroli, con l'Accademia delle Belle Arti. Questo rientra proprio nel progetto di mettere insieme i territori e non dividerli, perché
sono stati divisi per troppo tempo, questo è il momento per rilanciare le Marche attraverso un progetto di sistema e non un progetto individuale. Con me c'è il professor Papetti, che ringrazio perché insieme alla Maggioli ha costruito il progetto, e quindi partiremo dal Palazzo dell'Arengo, però già stiamo scrivendo un nuovo progetto, perché come diceva l'assessore ci sono fondi attraverso il PNRR per digitalizzare tutta la città, quindi questo è solo l'avvio, grazie. Bene, grazie, anche il sindaco insomma ha ricordato che questo è un inizio, e è ovvio che insomma anche gli altri comuni delle altre province saranno coinvolti, e quindi anche loro avranno il loro virtual tour del museo principale della città. Allora passiamo la parola, chi vuole iniziare prima, il professor Papetti o no, professor Papetti? Credo non casuale da parte dell'amministrazione regionale l'aver iniziato questo percorso da Macerata e da Ascoli, perché sono due casi esemplari di musei marchigiani. Da un lato Palazzo Bonaccorsi, un palazzo appunto gentilizio con una straordinaria collezione che in parte si è persa ed è stata ricompensata, diciamo così, con altre opere che l'amministrazione comunale aveva nella vecchia sede. Dall'altro appunto invece un palazzo comunale, il Palazzo dell'Arengo, che ha sempre avuto nel piano nobile una serie di sale di rappresentanza in cui erano esposte opere d'arte, che poi ovviamente col tempo si sono accresciute in numero, e è accresciuto anche lo spazio che all'interno del palazzo è stato destinato alle sedi espositive. Quindi io credo che chi da fuori appunto si collegherà e avrà modo di effettuare questi due virtual tour, da un lato scoprirà delle opere assolutamente eccezionali e dei contenitori eccezionali, ma anche due tipologie diverse di museo, un museo appunto strutturato da un punto di vista di stretto legame con la città, la Pinacoteca appunto nasce nel 1779, un museo che appunto invece si colloca in un palazzo gentilizio che ha conservato le sue splendide decorazioni, non più tutti i quadri, ma quelli sono stati appunto risarciti con le opere che già il Comune possedeva. Quindi dà l'idea insomma del fatto che il radunare opere d'arte delle Marche lo si è sempre fatto, non è frutto soltanto della politica attuale o postunitaria, l'hanno fatto le famiglie e le hanno fatto le amministrazioni comunali, quindi le due istituzioni che sono state scelte sono due istituzioni appunto molto rappresentative di una condizione che è tipica delle Marche e non di altre regioni d'Italia. Il fatto di aver realizzato questi virtual tour così attenti ad approfondimenti anche su temi che apparentemente possono sembrare futili, nel caso di Ascoli per esempio ci sono approfondimenti anche sui lampadari di Murano piuttosto che sui tendaggi della nostra Pinacoteca, rispondono alle richieste che le persone che vengono ad Ascoli a visitare fanno ai nostri operatori. Certo, vogliono sapere di Guido Reni, di Crivelli, di Tiziano, di Pellizza da Volpedo, ma vogliono sapere anche quando sono stati fatti i lampadari, chi ha fatto le tende, i mobili, chi li ha realizzati. E grazie appunto alla versatilità dello strumento messoci a disposizione abbiamo potuto fare moltissimi approfondimenti di questo genere su aspetti appunto che rispondono a quelle che sono le richieste delle persone che vengono a visitare questi musei. Il fatto di proporre delle visite virtuali così efficaci anche nel suggestionare emotivamente, secondo me non rappresenta una penalizzazione rispetto alla visita diretta, perché da un lato la possono stimolare e dall'altro possono rappresentare, dopo aver effettuato magari la visita, un'occasione di ulteriore approfondimento, pur essendo insomma notoriamente passatista come mentalità e come anche ambito di studi, devo dire che in questo caso la modernità non rappresenta un'alternativa alla visita, ma può rappresentare uno stimolo alla visita. Adesso con la dottoressa Pascucci, che rappresenta anche delle Marche, l'ICOM, di questi argomenti parliamo sempre, lei sa che io sono ancorato al passato remoto, lei invece è al futuro all'ennesima potenza, però ogni tanto anche il passato remoto cerca di aggiornarsi, e in questo caso appunto è compiaciuto, come la dottoressa Pascucci, del risultato che effettivamente è estremamente eccezionale. Quindi siamo partiti da Ascoli, l'assessore ha fatto bene a partire da Ascoli e da Macerata, perché sono appunto due casi emblematici del panorama museale marchigiano. Gli altri, ci dispiace, ma vengono dopo.
forza, va a fare. Io lo dico anche se ci fosse stato il sindaco di Pesaro, quello l'avrei detto, quindi no, io no. Ecco. Sì, sì, certo, è una sana competizione culturale. Certo, certo. Sì, a son di quadri. Bene, allora lascio la parola per ulteriori dettagli sì. Tecnici. Intanto grazie per la fiducia naturalmente riposta su Maggioli rispetto a questo naturalmente prima sperimentazione. Mi preme ricordare che l'attività che viene svolta da Maggioli è del settore Maggioli Cultura, quindi non è il settore informatico di Maggioli, che è una società strutturata sul tema delle forniture alle pubbliche amministrazioni, ma è proprio il settore cultura che ha seguito e accettato la sfida di poter realizzare questi virtual tour, perché l'importanza non è solo la tecnologia ma il contenuto, cioè la qualità con cui vengono rilasciate le informazioni, qual è l'obiettivo in qualche maniera culturale. Quindi non siamo fornitori di mera tecnologia ma di contenuti, e l'obiettivo è stato proprio quello di creare un qualcosa che stimolasse la curiosità del visitatore digitale. E do alcuni piccoli flash per spiegare. I virtual tour sono sempre esistiti, questa tecnologia è quella più avanzata in questo momento, è una piattaforma internazionale che permette di fare delle scansioni ad altissima qualità, ma permette anche una fruizione con una velocità dei contenuti strabiliante. Quindi questo è un primo elemento, perché sapete benissimo che se ci colleghiamo a un sito, poi questo non riesce a dare l'informazione in tempo reale, poi un po' siamo destinati a cambiare subito, perché la velocità fa parte un po' del nostro mondo digitale, soprattutto quello nuovo. Le possibilità di un virtual tour, lo vedrete, è quello di navigare vedendo tutto lo spazio. Io so dove sono in un momento, quindi so se sono al piano terra, nell'ultimo piano del museo, cosa mi aspetta di vedere. Molti virtual tour non danno questa possibilità, quindi io riesco a capire complessivamente, poi lo vedete appena si aprono i primi tour, o diciamo l'ampiezza della mia visita innanzitutto, e questo è importantissimo. L'altro elemento è che posso popolare di contenuti di qualsiasi tipo, quindi non solo in locale, ma posso rimandare a informazioni che risiedono nel sito internet del museo, nel portale della Fondazione Marche Cultura, oppure nel sito internet della struttura che in qualche maniera ha contribuito al popolamento dei contenuti. Naturalmente stanno dentro fotografie ad alta densità, volendo, e video, come vedremo. Ma dico anche una cosa per non ripetere l'importanza del digitale. La cosa importante è che questo strumento digitale va verso un pubblico che spesso non è avvezzo a vedere museo e a volte può anche essere spaventato. Questo è come fosse un museo trasparente, riesco a vederlo all'interno, quindi riesco a percepire se all'interno ho comunque delle informazioni. Onestamente, facendolo vedere dei colleghi che non erano del settore cultura, nessuno si era mai immaginato di vedere la complessità di due musei come quello di Macerata e Ascoli Piceno, perché sono, poi li vedrete, visti da fuori, sono un groviglio di conoscenze, di punti di interesse. Una cosa interessantissima è che la stessa scansione può essere usata anche per attività di gaming, quindi le scuole potrebbero organizzare con la stessa tecnologia, quindi non è necessario fare altri, diciamo, altre scansioni, ma utilizzare la scansione come un gioco. Quindi la scuola può utilizzarla con due modalità: quella di collegarsi a un semplice link che sarà collegato al portale, ai siti che vorranno le amministrazioni, ma cosa ancora più interessante è che la scansione può essere già vista senza ulteriori costi da diciamo visore per realtà aumentata. Quindi io posso utilizzare questo, cioè, lo vedete, c'è un pulsante, poi mi collego direttamente al portale e ho la visita, e naturalmente quella... L'ho utilizzato, l'ho avuto di Iesica. Quindi tra l'altro, grazie a Camon addirittura, abbiamo quello più professionale, diciamo l'Oculus, quello che viene suggerito, ma è strabiliante, nel senso che vedrete una qualità
eccelsa, quindi è proprio è come se camminassi all'interno del museo ed è molto interessante. Ma si può fare anche con un semplice cardboard, quindi anche la scuola volesse dotarsi per far giocare i bambini anche di una semplice scatola di carta che può essere utilizzata. Quindi mi premeva raccontare l'ampiezza dell'attività, che non è una semplice scansione digitale del bene culturale, è una composizione culturale che apre a molte possibilità. Non ultimo, naturalmente penso anche a Giuliano e a professor Pappetti, che questa, diciamo, vedrete i punti di interesse del virtual tour, possono a loro volta essere collegati alle schede dell'opera. Quindi tecnicamente potrei fare anche un account dedicato per gli studiosi e capire, entrare nella scheda ICCD o comunque in una scheda rielaborata per poter consultare lo stato di quell'opera. Quindi diventa un patrimonio estremamente interessante per ampliare la conoscenza a tutti i livelli. Entro nella scansione, se non ci sono altre domande, oppure vi faccio vedere quello che abbiamo realizzato partendo da diciamo la scansione fatta ad Ascoli. Parte il virtual tour con una foto 360 sulla piazza, che naturalmente serve anche ai visitatori che non sono del luogo per poter entrare. E qui vedete già la parte, diciamo, si entra direttamente. Ecco, questa è la complessità di tutto il museo visto lo faccio rivedere, visto nel suo insieme. Ecco, questo è tutto il museo, come se fosse trasparente visto da fuori, per intendere, come se non ci fossero le pareti. E vedete tutti questi punti che sono i punti di interesse del museo, e vedete che ce ne sono naturalmente tantissimi. Poi potete vedere anche la velocità con cui io mi sposto, o se voglio andare su un singolo, ad esempio su un singolo piano, quindi posso andare sul singolo punto di interesse e vederla. Questa è diciamo la parte, quella più diciamo anche spettacolare. Poi se voglio entrare nel virtual tour, entro direttamente vedendo già l'ingresso e seguendo il percorso di visita che normalmente posso seguire. Io mi sposto in un piano per farvi vedere, posso scegliere il piano in cui naturalmente andare. Questi sono il piano 3 è il piano diciamo di interesse che vi volevo far vedere. Questo è il piano, vedo la sezione, vedo tutte le sale e posso entrare in una singola sala oppure seguire il percorso salendo dalle scale. Quindi questo è un po' l'innovazione rispetto agli altri virtual tour. Se entro in questa sala, vado, mi posso muovere come fossi un visitatore e ad un certo punto arrivo davanti all'opera. Qui addirittura abbiamo caricato un contributo video, quindi io clicco, non solo la descrizione che... Com'è? Non, ci sono i punti di interesse e qui io posso comunque far partire l'audio. Nel 1920 sono pervenuti alla Pinacoteca Civica di Ascoli più di 100 dipinti donati. Decise di lasciare la sua collezione di dipinti in parte al comune di Pisa per farvi capire che Ascoli dà la possibilità le opere di artisti legati a centri con i quali Ascoli non ha dialogato nel corso dei secoli passati. Quindi all'interno del percorso, ponendo attenzione su singoli particolari, naturalmente quelli selezionati con cura sono punti di interesse che mi permettono di leggere attentamente un'informazione. Interrompo un momento, è molto utile perché essendo stata fatta in un momento in cui non stavo, quindi tutte le opere stavano lì, si vedono anche tutte le opere che adesso non ci sarebbero, per esempio questa statua qui è la nostra discoteca, altre sono in giro per altre mostre, però voglio dire, uno ha l'idea anche di quello che manca. Ecco, della complessità, naturalmente è uno stato dell'arte al momento della scansione. Questo non permette anche e soprattutto quello che si diceva prima, le mostre temporanee hanno una necessità assoluta perché diventano poi visitabili per sempre da questo punto di vista. Sappiamo benissimo che finita la mostra spesso naturalmente rimane il bel catalogo che naturalmente è
frutto della scientificità di un'esposizione, però l'esposizione, qualcuno che volesse ricordare quell'allestimento, che a volte sono opere importanti sia dal punto di vista architettonico ma anche di investimento per la comunità, diciamo, a parte qualche fotografia, noi potremmo con la stessa tecnologia scansionare e riportare i punti di interesse. E in una sperimentazione che abbiamo fatto in altre località, addirittura ci abbiamo collegato la biglietteria della mostra o dell'evento, del museo, che posso comprare direttamente il biglietto direttamente o ordinare il catalogo se ho lo shop online relativamente a quella esposizione, a quel museo. Quindi giustamente si apre una prospettiva molto ampia, cioè digitalizzare non vuol dire rendere qualcosa simile al reale, ma serve espandere la parte digitale in un qualcosa che dà possibilità ulteriori, quindi l'attività per le scuole, il pubblico che riesce a vedere comunque spazi che normalmente sono potrebbero non essere attrattivi, però la magnificenza di spazi come questi naturalmente stimolano sicuramente una visita quindi principalmente è anche uno strumento promozionale potentissimo. E, diciamo, la regione giustamente ha intrapreso questo percorso e permette naturalmente di avere già da adesso almeno due campioni molto significativi del patrimonio museale della regione. Quindi è vero che non c'è Pesaro, non c'è Fano, non ci sono tante altre realtà, però abbiamo due musei estremamente complessi. Quindi questo è diciamo in sintesi. Volevo far vedere anche velocemente Macerata, che inizia il suo virtual tour all'interno del cortile, e anche qui vedete fin da subito la complessità di uno spazio come questo. E entro, posso naturalmente rivederlo, girare intorno, vedere lo spazio nelle sue articolazioni più ampie e espositive. Se voglio selezionare, ecco, ad esempio, questo è il Museo delle Carrozze, vado direttamente al museo e vado a percorrere lo spazio che, ad esempio, questo dovrebbe essere l'ingresso, se non sbaglio. Ecco, qui ho già una parte introduttiva, quindi io, pigiando nel punto di interesse, ho già la parte, diciamo, introduttiva del museo. Questo è tutto in cloud, quindi non risiede sui server, diciamo, proprietari o attività, quindi è tutto, permette di dare una velocità molto molto elevata. Poi se voglio continuare la mia visita, faccio il percorso, mi fermo dove sono naturalmente dei dettagli, qui c'è un punto di interesse, mi leggo la didascalia espansa e vado avanti nel mio percorso, selezionando, poi se voglio andare direttamente nell'ultimo piano mi sposto e arrivo nella parte quella più diciamo più moderna, con le sale. Questo è il lavoro che abbiamo fatto. Naturalmente devo ringraziare particolarmente il professor Pappetti e Giuliana Pascucci che diciamo in questa attività di digitalizzazione hanno seguito perfettamente anche un po' il risultato finale, quindi hanno collaborato nel format finale, perché il rischio poteva essere di trovare un'opera, diciamo, non adatta dal punto di vista dei contenuti. Invece qui abbiamo trovato un giusto equilibrio, oltre che di correttezza diciamo contenutistica, ma anche di formato editoriale, che è una cosa estremamente importante per attività come queste. Se ci sono delle domande o se avete altre... Questi verranno da oggi naturalmente portati nei siti dei singoli musei, delle amministrazioni che le potranno utilizzare nel modo... Sì, sono stati già trasmessi. Quindi... Noi stiamo, volevo solo dire che noi stiamo cambiando il sito proprio del Comune di Macerata e dovrebbe andare online fra qualche giorno, e allo stesso tempo stiamo lavorando al nuovo sito dei musei civici, però
questo frangente dovremmo risolvere comunque entro massimo un mese, e nel frattempo lo caricheremo subito, già da oggi pomeriggio aspettavamo, veramente io sono un po' di tempo che sollecito perché avevo visto questo prodotto, l'avevo talmente amato, apprezzato e capito le fortissime potenzialità che sono questo tempo che quando faremo la conferenza, perché era molto interessante presentarlo a tutti prima possibile. Sì. Sì. Non so se la fondazione lo voglia pubblicare, questo in termini di velocità naturalmente decidete voi, per noi è solo un indirizzo internet, ecco. Sì. Adesso attraverso la fondazione innanzitutto comunichiamo questa conferenza stampa, ma ovviamente gli esiti di questa conferenza stampa, quindi... Scusate, no, dicevo che la fondazione ovviamente adesso rilancerà i contenuti di questa conferenza stampa e innanzitutto indicherà i siti dove possono essere visti i virtual tour, cioè facciamo una campagna adesso dietro a quello che è stato presentato oggi, durerà qualche settimana, adesso poi qui abbiamo Giorgia, meglio di me, che la gestirà, sa come si fa. Però sì, assolutamente, sì, la fondazione c'è. Sì, sì, no, questo intendevo. Poi se volete provare, l'abbiamo caricato il virtual tour, se volete provare l'Oculus è veramente strabiliante. Ecco. Su questo devo ringraziare Camon che naturalmente oltre alla parte di scansione con noi ha condiviso tutto il percorso, quindi siamo con Erika, poi anche Camilla che all'interno hanno seguito tutte le parti operative, io... Diciamo, ho coordinato complessivamente il lavoro, ma poi abbiamo trovato persone estremamente capaci e competenti che ci hanno permesso di ottenere questo risultato. Naturalmente il ringraziamento a chi ci ha lavorato poi quotidianamente anche su questo progetto. Direi che abbiamo detto tutto, abbiamo visto, abbiamo detto, quindi grazie ancora per l'attenzione.